capitato a delle mie amiche che arrivassero dei messaggi su Instagram privati con una richiesta di persone nascoste dietro dei profili, ed erano persone spiacevoli, messaggi spiacevoli con dei link dove si aprivano e comparivano delle foto spiacevoli o dei video. Avevo un profilo quando ero bambino che postavo cose, cioè ogni due postavo delle foto, per fortuna poi l'ho bannato, però niente, per fortuna hanno visto solo loro perché gliel'ho detto, ci facevamo due risate. Diciamo che era stata corteggiata da questo ragazzo, però visto che la mia amica non è molto, diciamo, appunto concentrata su queste cose, lei l'ha rifiutato e lui ha iniziato a insultare perché l'aveva rifiutato. Quando te l'ha raccontato, tu che cosa gli hai consigliato? Di bloccarlo, perché era la cosa più giusta da fare. Di denunciare? Diciamo che anche questo, però era un ragazzo come noi, quindi non abbiamo subito pensato questa cosa fosse giusta. Sensibilizzare i giovani sui rischi connessi all'utilizzo della rete internet, e questo è il contributo dato questa mattina in Piazza Mendola a Salerno dalla Polizia di Stato, che facendo tappa con il track Una vita da social, allestito con un'aula didattica multimediale, ha permesso l'incontro di studenti, genitori e insegnanti con gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che hanno spiegato i fenomeni connessi alla violenza in rete, analizzando con un linguaggio diretto ed efficace i pericoli presenti sui social network, nonché le tematiche del cyberbullismo. All'appuntamento un'occasione importante per sensibilizzare e far conoscere un fenomeno che negli anni si è diffuso sempre più, soprattutto tra gli adolescenti, dove il bullismo e negli ultimi anni il cyberbullismo trovano terreno fertile. C'erano anche il prefetto di Salerno Francesco Russo, il vicario del questore Pasquale Picone, Sua Eccellenza Monsignore Andrea Bellandi e altri rappresentanti istituzionali. In prima linea gli studenti dell'Istituto Comprensivo Barra, medaglie d'oro, il liceo Torquato Tasso e Regina Margherita. A sensibilizzare i giovani con la Polizia Postale, due testimonial d'eccezione, i giocatori della Salernitana Ederson e Djuric. I social, come hai detto tu, siano un fattore importante nella vita odierna. Io, per quanto mi riguarda, li uso con cautela perché possono essere un'arma a doppio taglio. Possono mandare, inviare sia messaggi molto positivi, ma anche messaggi molto negativi, di cui bisogna stare molto attenti. Io penso che soprattutto in giovane età i bambini devono essere, quantomeno i ragazzi, controllati un po' dai genitori e dargli, diciamo, indirizzarli sulla retta via e istruirli su come utilizzare questi social. L'appuntamento, che ha visto in piazza tutte le specialità e sezioni della Polizia di Stato, è stata l'occasione per gli studenti di conoscere i pericoli della rete e gli strumenti per affrontarli. Per la dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, la dottoressa Maria Rosaria Romano, l'opportunità di far giungere ai giovani un messaggio forte e chiaro sui comportamenti che si manifestano sul web. Ovviamente il primo messaggio è che è necessario imparare ad approcciarsi con la rete e con i dispositivi, e questa è la nostra cultura preventiva. Siamo qui in una tappa che tocca Salerno e la regione Campania per la seconda volta, perché ieri siamo stati nella città di Ariano Irpino, e le tappe sono nazionali, riguardano quindi la Campania, anche domani a Scampia, per poi toccare Caserta. È una tappa per noi, diciamo, si è arrivata alla nona edizione, per cui per noi questa è una giornata importante. Portiamo avanti la cultura della prevenzione attraverso degli incontri mirati. Non mancano atti di violenza, profili falsi, ma per arrivare a dire che c'è un'indagine in corso bisogna denunciare. Quante sono aumentate le denunce, soprattutto da parte dei genitori nel caso di adolescenti e di minori? Allora, l'aumento delle fenomenologie online ovviamente è stato costante, un crescente contestualmente alla pandemia, perché con la pandemia si è avuto un accesso veramente importante alle piattaforme. Questo che cosa, diciamo così, ha comportato? Un impegno della Polizia di Stato, in particolar modo della Polizia Postale, a studiarne tutti gli effetti distorsivi. È ovvio che la cultura è la cultura della denuncia, della segnalazione, una segnalazione che dovrebbe avvenire in maniera tempestiva, perché spesso che cosa succede? C'è questa difficoltà di voler raccontare, di voler segnalare cose che possono anche creare imbarazzo al minore.